Uomini e sapori raccontano il territorio. Ecco in due parole l'anima della nostra condotta. Sono Riccardo D'Ambra, fiduciario della condotta Filippo di Costanzo, Isole di Ischia e Procida, e vorrei condividere con voi i nostri progetti terra madre sull'isola. Ultimo nato, ma non per importanza, è il progetto Orto Allenamente Agostino Michele D'Ambra, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Accaparlante. Il progetto è rivolto ad utenti con disabilità mentali. Vari sono gli obiettivi di questo progetto, come quello di dare degli strumenti di indipendenza a queste persone, ma è anche, creando eventi con i nostri soci, quello di mettere in rete il mondo normale con quello diverso, cercando di abbattere tutte le barriere della paura del diverso. Altro progetto è quello rivolto ai bambini. Educazione sensoriale, ambientale, ma anche parlare di culture lontane, come per esempio incontrare gli chef per la pace. Sono chef palestinesi, israeliani, cattolici. Shalom! Ma sono qua! I bambini di Batatais, Brasile. I bambini e ragazzi di Herat e Kabul, Afghanistan. Questa è libertà, vivere in serenità, avere voglia di fare quello che si vuole, non poter fare, avere voglia di fare quello che si vuole, perché si è liberi, si è sereni. Purtroppo in quelle zone, per tanti motivi, questo non è successo negli ultimi tempi. Adesso piano piano, vedete, loro comunque abbiamo visto, sono sereni, hanno cantato come voi, hanno cantato... Prima la nonna. Di sporcarmi, non mi preoccupate, tanto mamma lava, non mi preoccupate. Il consiglio che vi diamo è un po' di prendere un po' più confidenza col cibo, non abbiate paura di sbagliare, mangiate sempre bene. Non vi fate influenzare tanto solo dal discorso pubblicità, quindi merendine. Qualsiasi sia la nostra lingua d'origine, la lingua slow food e terra madre è comprensibile in tutto il mondo. Ma forse il progetto più importante è stato ed è quello del presidio del Coniglio da Fossa, iniziato nel 2001. Un recupero di identità, di una storia di terra su di un'isola distratta da un ricco turismo. Una lotta dura e affascinante, quella del nostro presidio. Il 2009 ha portato ad una svolta importantissima con la tavola rotonda del 2 ottobre, insieme per difendere l'agricoltura nell'isola di Ischia, cibo, ambiente ed identità locale. Serata magica. Dopo questo incontro con gli illustrissimi ospiti, la condotta di Ischia e Procida, insieme a Slow Food Italia, ha prodotto un documento, un decalogo, terra alla terra in mezzo al mare. Alcuni punti risultano fondamentali, come fermare la sottrazione di spazi utili all'agricoltura, favorire il recupero attivo delle zone rurali, difendere e recuperare la diversità territoriale, nell'ambito di una rete ecologica intercomunale, tenendo conto del ruolo centrale della stessa agricoltura nell'assetto del territorio e nella tutela dei beni, dei valori e delle tradizioni culturali. Realizzare l'albo dei custodi dell'isola, dell'albo fanno parte gli agricoltori, gli allevatori, i pastori pedemontani, i produttori, i raccoglitori di castagne, funghi, erbe aromatiche, medicinali, tintorie e gli artigiani rurali. Realizzare il macello pubblico polifunzionale dell'Isola Verde. È in realtà un documento politico. Dico. Fare politica per una condotta sul territorio significa sensibilizzare i nostri amministratori, ma anche i nostri concittadini alle tematiche slow food e terra madre. Sappiate che noi isolani amiamo essere isole, ma non amiamo essere isolati.
vi aspettiamo sulla nostra terra in mezzo al mare con un buon coniglio, un buon biancolella.